Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio canale, sono Enrico ZeroDix e questo è ZeroDix la Lovest. Vi ricordo di iscrivervi, di seguirmi su Instagram, di mettere un bel like come sempre. Ma oggi incredibilmente siamo non più su una console Sony, ma siamo su una console Nintendo. Esatto, perché come avete visto dal titolo iniziamo una nuova serie, o quello che sarà, su Pokémon Let's Go Pikachu. Andiamo subito a vedere. Metto le cuffie, attenzione, se no non sento una bene amata super mazzissima. Perché Pokémon Let's Go? Intanto vediamo che la partita io l'ho già iniziata. Ho 17 Pokémon visti, credo, sì, credo. E ho già battuto Brock, quindi questo non sarà un gameplay che vi faccio tutta la serie. Ma infatti sono già a Celestopoli con il mio fido Bulbasaur. Che cosa ci dice? Niente. Si guarda intorno. Si guarda intorno proprio, letteralmente. Cosa succede? Io Pokémon Let's Go insieme alla Switch l'ho preso a Natale. Io mi sono trasferito a Milano e tra una storia e un'altra non ho più giocato a Pokémon Let's Go. Veramente ci ho giocato solo un po' all'inizio, l'ho iniziato e poi mi sono fermato così fra un gameplay e l'altro. E ho detto, voglio farci dei... Perché mi viene Pikachu? Ho sbagliato. Voglio farci dei gameplay ma non integrali, non voglio fare tutto il gioco. Che c'è? Perché mi trovi delle cose? Cosa hai trovato, Bulba? Guarda felice i fiori! Questo gameplay di Pokémon che voglio fare è un gameplay che non voglio fare tutta la storia dall'inizio alla fine. Non voglio fare tutti gli episodi, far vedere tutte le lotte, far vedere cose, tutto quello che succede, ma fare dei piccoli spezzoni qua e là durante il gioco. Quindi non 40.000 episodi, ma non lo so, boh, dipende anche da quanto vi piaceranno, non lo so, una decina. E vedere le parti un po' migliori del gioco, fare un po' un par... Oh, che cosa c'è? Al soffitto ci arrivi. Nixino. Ma veramente il soffitto aiuto. Qui c'è della buona frutta. Questo è il mio Nixino. Come ha fatto a farlo entrare in casa, veramente? E più che altro con questi gameplay voglio raccontarvi un po' la mia esperienza con Pokémon. Caricamenti, ok. Io ho iniziato a giocare a Pokémon nel lontano 1999, non lo so. Intanto è 2 ore che sto ruotando, girando intorno. E se non sbaglio Misty ora non c'è. Devo andarla a recuperare. Sì, non c'è. Ah no, c'è. Ehi, aspirante campione! Aiste è allenatrice davvero tosta! Solo se è un Pokémon di livello 15 o superiore. Io non so se non ho... Ah, vabbè, Pikachu. Beedrill. Questa è la mia bellissima squadra. Pidgey, Oddish, Beedrill, Butterfree. Non so cosa avevo in testa quando ci ho giocato. Vedo che è almeno un Pokémon di livello 15 o superiore, però io non mi fiderei. Perché prima voglio un attimo prendere dimestichezza col giocamento. Sto giocando col Joy-Con rosso. Chi vuole che giochi col Joy-Con blu? Una cosa che mi fa rosicare abbastanza è che ho trovato... Cioè, il Pikachu con cui ho iniziato è femmina e c'ha la coda a cuoricino. Io non ho niente contro i Pikachu femmina, ma non mi va la coda a cuoricino. Mi dà fastidio la coda. Io voglio la coda... Fermo! Madonna ragazzi. Io... Ica. Che bello. Nell'occhio. Poverino, gli ho fatto male. Toh. No, dai, maltrattamenti su Pikachu. Ica. Tieni, ti do una pacca. Queste sono le cose inutili di Let's Go, che però sono carine. Basta, andiamocene via, basta, siamo stati abbastanza gay. Comunque, andiamo avanti, vediamo cosa succede. Oh, attenzione, scopriremo il nome del nostro rivale che io non mi ricordo come l'ho chiamato. Siegfriedo, ma come Siegfriedo? C'è un po', ho visto un po' un A. Oddio, devo battere Siegfriedo. Io pensavo, da meno male non l'ho chiamato Gary, perché Gary c'è effettivamente qui. Sarà più avanti. Pidgey a livello 71. Conto su di te. Bulbasaur trovato nel bosco smeraldo. Allora, questo è il nostro primo combattimento di Pokémon di questo gameplay. Facciamoli azione. Perfetto. Chiaramente, come vi ho detto, io non vi farò vedere tutti i combattimenti, ma cercherò di fare dei tagli
delle cose, prenderò solo le parti migliori e cercherò di raccontarmi in qualche modo e di raccontarvi la mia esperienza con Pokémon. Come dicevo, iniziai a giocare a Pokémon nel lontano 98-99, non mi ricordo, ma forse addirittura 2000, con Pokémon Blu, anzi in realtà era Pokémon Azul perché era in spagnolo, perché nell'ondata che ci fu di voi che non eravate nati a quel tempo non avete idea di quanto di quanto i Pokémon esplosero in quel tempo, e veramente trovare una cartuccia di Pokémon italiano era diventata una cosa rara. Per questo oggi le cartucce di Pokémon con la scatola e tutto in italiano valgono un centinaio, anche 150 euro, perché sono diventate rarità. E quando io arrivai a prendere la mia copia, no, non si trovava più. E quindi mi toccò prenderlo in spagnolo da un negozio di giochi della mia cittadina toscana, che appunto le importava dalla Spagna. Ma sono sicuro che non sarò l'unico fra anche quelli che mi stanno guardando che ha giocato a Pokémon in spagnolo. Allora io voglio cercare di giocare a questo Let's Go in modo più difficilino possibile, siccome è molto facilitato Let's Go. C'è questo Pikachu che è potentissimo. Oddish, ha detto c'è Oddish? Non ho letto, Oddish, ok. Quindi voglio evitare di usare solo lui e usarlo solo proprio nei momenti di bisogno totale. Facciamogli Raffica. Acido? Ma come acido? No! No! PJ, ti prego PJ! Il momento è te... No! PJ, ti strappo le penne! Non sei abbastanza abile! Chi uso? Batte, Beedrill, proviamo, dai! Che bello però questa cosa, vedere i Pokémon effettivamente lì, mi levare... Madò, veleno spina! Ho paura di aver sbagliato, lo so, veleno spina, ma non mi fa un cacchio, veleno spina. Madonna ragazzi, già mi sto facendo fare il culo da un Oddish. Come parte così dal culo, pezza. Madonna ragazzi. Tutti dal culo! Attenzione! Di nuovo! Infliggi gli aghi su questa maledetta cipollina, dai! Dai! Ok, brutto colpo! Ciao Oddish! Allora, poi dobbiamo anche commentare questo Tracy, il suo nome vero è Tracy, mi sembra, che non è più il rivale Eevee. Non è più rivale di una volta, cioè io ai miei tempi quando giocavo a Pokémon Blu c'era Gary che era stronzo, veramente ti infamava, ti diceva no, io t'ammazzo, sono bravo, te fai schifo, ti faceva sentire, ti diceva no, io ti faccio il culo, cosa fai? E invece ora c'è questo senso di tutti buoni, dobbiamo essere tutti amicini, invece no ragazzi. Uno è stimolato ad essere migliore degli altri e a dare il meglio di sé quando effettivamente viene messo alla prova da un bulletto malvagio. È anche una lezione di vita. Doppiago! No. Vabbè, Beedrill. Mi dispiace. Beedrill regolarmente fatto evolvere da Weedle, come anche questo Butterfree che adesso proverò a mettere in campo. Perché si ricorda, non si cattura Beedrill, ma si cattura Weedle e si fa evolvere lo stesso come anche tutti i Pokémon. Perché io comunque, ora la mia esperienza con Pokémon, oddio Raffica, cioè io mi sono fermato a Perla, quindi abbastanza tanti anni fa, perché poi piano piano ho perso interesse verso i Pokémon, però fino a Perla ci giocavo in modo abbastanza convinto. Non sono mai stato uno di quelli che fanno tutto il competitivo, non me ne è mai fregato niente. Io arrivo alla Lega, faccio un po' di post game, cerco di catturare un po' di Pokémon, però non sono un competitivo, non ho mai avuto Pokémon a livello 100, non me ne frega niente. Mi interessa più che altro il gioco, collezionare, fare un po' del mio meglio, ma con dei limiti, insomma.
E quindi riscoprire insomma le origini di Pokémon con questo Let's Go mi interessa molto, fare un po' dei paragoni col passato, rivedere le stesse ambientazioni però 20 anni dopo. Non mi succede mai di agitarmi così tanto, ho sentito che poco più avanti c'è la casa di quel famoso appassionato di Pokémon e insomma ho deciso di fare un giro per vedere se guarda che Pokémon raro. Non ho trovato Bill, l'appassionato di Pokémon, al suo posto c'era un Pokémon parlante. Chi era? Meo? Miao, come si dice? Stai attento anche tu, Enrico, non avvicinarti a quella casa! Oddio, e noi invece ci andiamo subito! Cavolo, qui dobbiamo farci tutti gli allenatorini. Vabbè, ce li facciamo velocemente. Fausto piglia mosche! Bellissimo il fatto che le ambientazioni dove c'è la battaglia sono effettivamente quelle dove sei, insomma, rispecchiano il percorso dove sei. Guarda bellino Venonat. Onestamente mi piace l'idea che te inizi con un Pokémon, non c'è lo starter che devi scegliere, ma poi comunque Bulbasaur e gli altri li trovi andando avanti nel gioco. Cioè mi piace com'era Pokémon Giallo, perché poi alla fine Pokémon Let's Go è un remake di Pokémon Giallo a grandi linee. Va bene, abbiamo finito. Tra l'altro io ho giocato anche Pokémon Giallo, ora che ricordo. Ho giocato Blu, Giallo, Oro, no, Argento, Cristallo, bellissimo Cristallo, mamma mia. Cristallo è stato il mio primo gioco di Pokémon italiano, perché anche Giallo l'ho avuto in inglese, Argento l'ho avuto in inglese, infatti era Silver, e poi Rubino in inglese di nuovo. Però qui ora sei a svantaggio, sei d'acqua, mannaggia. Ma che legnata, Rubino in inglese e poi Perla in italiano e poi basta. Sono fermato e sono molto interessato a Spada e Scudo, che prenderò probabilmente Spada, a meno che i leggendari non sia magari il leggendario più bello, quello di Scudo, ma così anche proprio come simbolo e logo azzurro sono più orientato su Spada. Infatti Scudo non se lo prenderà nessuno, però vabbè, pazienza. Purtroppo con Pokémon c'è sempre la versione bella e la versione un po' da sfigati, il Pokémon da sfigati, comunque vabbè. Sono il numero 3! Allora, proviamo ad arrivare in fondo senza mai andare al Pokestop, come si dice? Al Pokémon, al centro Pokémon. Io voglio Squirtle! Parassiseme! Plop plop plop, bellino! Non ho mai capito se si legge Senshuru, che nel cartone dicevano Senshuru. Facciamoci curare da questo Senshuru. E devo dire che poi... Ho preteso troppo dal mio Bulba. Idoglio allenato con Pidgey, che vogliamo far evolvere in PG8. Tra l'altro è femmina, quindi PG8 diventa. Ti ucciderò. Insomma, no. Però non posso arrivare in fondo senza Bulbasaur. Ho bisogno di Bulbasaur, voglio far evolvere. Così andiamo da Misty con i Visaur e gli facciamo il culo. Scusate se sono scurrile, questo linguaggio scurrile che non si confà ad un essere di luce. Vediamo se c'ho un Revitalizzino. Ma non eri morto te? Sei felice morto, ok. È felice che tu abbia vinto la sfida, ma che l'abbia ammazzato, vabbè. Revitalizzante, sì! Posso curare Bulba e dargli anche una pozioncina. Diamo Bulbasauripide. Bulbasauripide ha recuperato tutti i ps. Certo che ce la faccio ancora. Meo. E io dirò sempre Meo, non dirò Miao. C'è un pelo sopra lo schermo. Frustata! Perché Miao merita le frustate. Madonna! Cos'è? Attacco schiaffone, cos'era? Allora ti si dà la legnata. Doppio calciamento! Dai! Ah, così ha fatto il saltino. Vedi quanto è forte sto Pikachu. C'ha delle statistiche veramente maxate, assurde. È troppo facile. Polverizzerò, certo. E non abbiamo Squirtle. Io non so neanche dove si trova Squirtle. Forse proprio qua? Non lo so, non ho idea. Mi sa che qui ci conviene cambiare Pokémon. Mettiamo Pidgey. Proviamo Pidgey. Col vento gli spengo il fuoco, magari, sai. No! Bracero, oddio. Brucia le pennette. Dai, attacco. No! Non m'accidere! Piccione! Usiamo Bulba.
Usiamo, non mi ricordo se si evolve al 12 o al 14. Azionalo! Azionalo! Sì! Da 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 da. Ho fatto del mio meglio, non ho rimpianti. C'è un tipo con Charmander laggiù. Ha battuto i nostri qui, meriti un premio favoloso. Pepita dal misterioso allenatore. Devo farti una proposta. Ti va di unirti al Team Rocket? Sì, sì. Voilà, oddio. Non me l'aspettavo. Dai, entra a far parte di una bella sto gioco di camera di Otoma, questa inquadraturina. Se non ti ho convinto con le buone, passiamo alle cattive. Warg! Ecco, questa cosa che mi fa abbastanza arrabbiare è che non c'è il tema del Team Rocket. Benché sia bellino l'effetto della R che gira come se fosse animata in 2D, che ricorda molto l'animazione tradizionale a cartone animato, quindi che si muove un po' incerto perché l'ha fatto coi lucidi, è bellissimo, è veramente un tocco bello. Però non capisco perché non ci sia la musica del Team Rocket, è brutta sta cosa. Perché? Non è giusto! Allora, siccome non ho voglia di stare qui a perdere tempo, usiamo Pikachu. Dai Pikachu! Pikapi! Madonna! Diamo un tuono sciocco. Sei diventato un pipistrello fritto. Coughing! Avrei usato Pidgey. Usiamo Butterfree. Magari c'è confusione. Non ho visto se ha confusione, ma forse sì. Pikachu se la dà a gambe. Butterfree, conto sul di te. Caffè. Col puzzino 2D, bello. Ah no, confusione non ce l'ha ancora. Vabbè, facciamoli raffica. Grande Butterfree. Attacco starnuto li fa. Sgro. Hai stoffa. Con le capacità che hai potresti fare strada nel Team Rocket. Ma questo qui ti dà Charmander, cosa fa? Ciao, sono proprio una frana nell'anno epoca. Una volta che guardi Mocha mi dispiace sia così debole. Mi piacerebbe affidarlo a un allenatore migliore di me. No, ha catturato 50 Pokémon. È l'unico modo per avere Charmander? Vabbè, 50 Pokémon non ce l'ho e quindi vabbè. Vada bello il Bush. Andiamo qui. Questo è allenatore da battere? Ah, ok. Va bene, dai. Franco campeggiatore col cerotto sul cappello. Ah! Ci conviene togliercelo di mezzo questo Pikachu. Vai Pikachu, basta. Ti friggo anche te. No, guarda, ti faccio giorno paga. Ti voglio ammazzare col giorno paga. Perché gli ho insegnato giorno paga a Pikachu? E così prendo i soldi. È così che si fanno i big money, dando giorno paga a Spiro. Attento Spiro, ti faccio giorno paga. Ciao. Ma Spiro non mi sta dando noia. Spiro. No, PJ! No, no, fuggiamo, fuggiamo. Fuggite da PJ! Baccalampo. E qua ci servirebbe Surf per andare da Mewtwo. Ma non credo che sarebbe il caso di andarci con Pokémon a livello 12. No, Psicopapero! Lo Psicopapero! Catturiamo lo Psicopapero e poi ci leviamo e finiamo questo episodio. A livello 8 è anche femmina. No, no, lo voglio maschio a livello più altino. Io sono fissato, io voglio Pokémon maschi e sono molto sessista su questo punto di vista. Voglio Psicopapero. Tiri tip 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 tiri. Oh, maschio a livello 10, come lo volevo. Quindi perfetto. Attenzione, vediamo se riesco a catturare il primo Pokémon di questo di questa serie. Vabbè. Hai catturato lo Psicopapero! Ta 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 ta. Vabbè, bello, bello, sì. Queste sono proprio le facilitazioni incredibili. Wasabi sale a livello 13, Pikachu sale a livello 16, Butterfree sale a livello 1000. E io quasi quasi questo Psicopapero me lo metterei in squadra.
Perché almeno c'è un Pokémon d'acqua. Vediamo che, che attacchi ha. Tarara, 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 tarara. Psicopapero. Vediamo un po'. Info. Pistola acqua. Bene, allora questo ci mettiamo in squadra. Lo mettiamo al posto di... Boh, al posto di Vitrilo di Butterfree, mettiamolo al posto di Butterfree, ciao. E benvenuto allo Psicopapero, che mettiamo anche in prima posizione. Io lo farei anche uscire dalla, dalla Pokéball, sai? Perché vogliamo avere Psyduck. Psy, guarda com'è felice Psy. Fate il suo meglio per starti dietro, perché è tonto. Poverino, guarda che cammina bello. Però sta cosa che hanno animato con una propria personalità ogni Pokémon è fantastica, veramente. Credo che mi innamorerò di questo Psy. Guarda, com'è bello, Psyduck! Aspetta, ti fissa intensamente, aiuto. E ora, Psicopapero, ci sarai d'aiuto. Nel prossimo episodio, però, perché ci fermiamo qua per poi combattere Misty. Poi non so quanti episodi fare di questo Pokémon Let's Go, quindi aspetto anche i vostri commenti. Ditemi se vi interessa vedere come gioco. Non so, episodi solo sui capi palestra, solo episodio lì, un episodio là. Cioè, episodi speciali, non voglio fare tutto il gioco, perché se no veramente si arriva a 80 episodi. Quindi aspetto i vostri feedback. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ci vediamo su Instagram per aggiornamenti. E io basta, me ne vado, prendo il tappino e super ciao!